Questione stadio di Taranto, il terribile incendio avvenuto dipanatosi da sotto la curva nord. Lì c'era del materiale altamente infiammabile, dei pannelli, dei rotoli di catrame destinati poi al costruendo stadio dell'Atletica. La domanda: come si possono mettere in una struttura sportiva, in un campo di calcio, in uno stadio, si può mettere del materiale del genere non destinato allo stadio, sapendo che era infiammabile? L'amministrazione comunale, qualche funzionario, qualcuno ha dato l'ok a che si allocassero lì quei pannelli. Non è stato lo Spirito Santo. Fermo restando le gravi responsabilità dei teppisti, benissimo, però una serie di fatti giusto, però Mattia, se io butto qui un candelotto e non c'è del materiale, se io butto qui un candelotto non succede niente, se c'è del materiale infiammabile divampa l'incendio. Non mi va personalmente di puntare il dito contro uno o l'altra persona. Ci sono state probabilmente delle valutazioni anche tecniche che avevano immaginato di permettere in via transitoria. Valutazioni scellerate, esprimere giudizi su chi è stato. Su questo però è intervenuto il sindaco, che ha detto che si stanno facendo delle verifiche interne. In un ospedale, se io faccio un intervento chirurgico, io subisco un intervento chirurgico e il medico sbaglia l'operazione, il soggetto che risponde giuridicamente è l'ASL, salvo poi l'ASL rivalersi sul medico che ha sbagliato l'operazione. Bisogna vedere bene come sono andati i fatti, le carte, perché poi alle volte sembrano anche che ci siano delle colpe, delle responsabilità su cose precise che poi magari non sono, e quindi in questo caso chi ha autorizzato è responsabile, chiunque esso sia, A, B o C. Bisogna vedere bene come è successo, in che periodo, quel periodo non ci fosse apertura dello stadio, e quindi relativo, perché basta anche un mozzicone di sigaretta, ma l'abbiamo detto, non necessariamente il candelotto acceso. La gomma, tra l'altro, credo che abbiano dato ai vigili del fuoco la certificazione che fosse ignifuga, infatti sì, chi è passato di là poi si vedeva la gomma era intatta. Anche logicamente uno stadio che diventa un deposito, cioè non è logico, è una domanda legittima. Allora, è più corretto e onesto intellettualmente dire è stato fatto un errore, poi individueremo chi ha sbagliato. Una leggerezza, e come ha detto il sindaco, si è avviata una attività. Grazie a Dio quell'incendio non è divampato durante la partita, perché sennò sarebbe stata una strage, diciamocelo. Quasi riuscita dei tifosi, quindi per fortuna è andata non male, non bene, ma poteva andare a finire a tragedia. Però la prossima volta ringraziamo, visto che ne stiamo parlando, i vigili del fuoco, tutti quelli che sono tempestivamente intervenuti per spegnere l'incendio, per mettere in sicurezza la zona, anche se secondo me doveva essere anche presidiato nei giorni successivi alla luce del riaccendersi. È stato posto sotto sequestro, quindi la competenza del presidio passa ad altri enti, che probabilmente erano anche lì, però in quei giorni c'era vento, non so quali sono state le ragioni. Comunque è bene individuare il responsabile, non permetterlo alla gogna, non vogliamo crocifiggere nessuno, però non è possibile, ripeto, qui si rischia la vita umana. L'auspicio è che anche in funzione delle partite del Taranto Calcio, so che i tecnici stanno lavorando da subito per mettere in sicurezza quell'area e riaprire il prima possibile lo stadio per far giocare i tifosi. Devono riabbracciare il loro stadio, anche perché sennò c'è un danno anche per i tifosi, per la società, per la città, per chi assolutamente. Quindi si sta lavorando dagli uffici tecnici per il prima possibile correre con l'indagine statica per capire quali sono i danni e poi fare l'intervento di messa in sicurezza, eventuale ripristino delle parti necessarie per permettere a tutto lo stadio, o quantomeno la parte che può essere immediatamente riaperta, di essere aperta e far giocare il Taranto in casa e far accedere i cittadini, i tifosi allo stadio. Forza Taranto! Sempre!